Ciao amici, ben ritrovati ancora una volta. Eccoci qua con un video haul. È tanto che dovevamo fare un video haul, anche perché voi lo sapete, io non è che sono una spendacciona che sto sempre a comprare i vestiti, quindi solo in alcune rarissime occasioni. E questa è una di quelle. Mi servivano alcuni maglioncini e quindi ho fatto così un salto all'OVS. I miei soliti giri sono OVS, cinesi e mercato. Diciamo che mi trovo abbastanza bene a spendere lì anche perché trovo ciò che voglio e soprattutto ciò che è consono al mio portafoglio, quindi alle mie tasche. Bando alle ciance, iniziamo con due maglioncini che sono identici, cambia solo il colore. Questo è un colore quasi bordeaux, è un bordeaux chiaro, già un vinaccia, insomma, diciamo. Già avevo un maglioncino del genere, sempre preso all'OVS, neanche a farla apposta. È basic, insomma, niente di che. Di lana, è una lana leggera, molto morbida. Io non porto cose molto pesanti, un po' perché nella mia zona non è che faccia poi così freddo e un po' perché io detesto cose pesantissime addosso. Mi piace muovermi bene, tenere qualcosa che sia così morbido sulla mia pelle, che posso insomma avere movimenti agevolati anche con i giubbetti. La particolarità di questa maglia sono queste maniche. Non so in quanti me le vedranno, anche perché insomma se poi la porto con i giubbetti. Ecco, a questi bottoncini giù a bordo manica e qui c'è una lavorazione quasi a canolè e invece qua è tutta rasa. Queste maglie le ho pagate, vediamo se riesco perché sta di qua il cartellino, non ricordo bene il prezzo. 17 euro, 16,99, 17 euro, ne valsa la pena. Insomma, all'OVS, lo sapete, bisogna scegliere perché ci sono delle cose che magari è meglio tralasciare perché la lana o il cotone o quello che è non è buono, però alcune cose insomma si possono prendere sia per qualità che per prezzo. Ah, una cosa importante che mi sono dimenticata di dire è praticamente la lunghezza. Vedete, a me piacciono molto lunghi anche perché mi trovo meglio con i maglioni lunghi e questa lunghezza si può adottare benissimo sia su un pantalone che su una gonna, quindi insomma si può portare benissimo. E, cosa volevo dire? Ah, io ho preso, vi consiglio, se acquistate all'OVS, di prendere una taglia più grande rispetto a quella che voi indossate. Io infatti ho preso una doppia XL perché calzano un pochino più comode, poi soprattutto quando le andate a lavare non correte il rischio che magari si ritirino. Stesso modello, cambia solamente il colore. Questa è la versione nera. Il nero è uno dei colori che io amo di più, sia d'estate che d'inverno, perché lo adatto a qualsiasi tipo di abbigliamento, sia casual che elegante. E questo niente di che, insomma, lo stesso modello dell'altro, come dicevo, però magari con una bella collana, magari con un bijou di quelli che creiamo noi, io e Rick. Quindi potrebbe essere veramente, insomma, così un maglione da adottare in qualsiasi occasione, anche magari per una serata, per andare al cinema, a teatro, a mangiare una pizza, al lavoro, insomma, da indossare sempre. Anche questo ha la particolarità dei bottoncini giù al termine della manica e il canolè, come abbiamo visto con la precedente maglia. Il prezzo è lo stesso, anche perché l'ho detto, il modello era quello, cambiava solamente il colore. Peccato che non ci fossero altri colori. Per esempio, mi sarebbe piaciuto tantissimo prenderlo un verde muschio, un verde bosco, e purtroppo invece non c'erano. Per quanto riguarda i maglioni, questo è l'ultimo che ho acquistato sempre all'OVS, il prezzo è 15 euro ed è un maglioncino leggero in viscosa e la cosa che mi piace, oltre alla lunghezza, è che viene, vedete, così a dolce vita, ma non è molto alto, quindi insomma io detesto quelli proprio alti alti, i colli quelli alti perché poi mi sento soffocare.
Mi piace poi perché ha questa lavorazione così a costine e mi piace la leggerezza, perché il motivo per cui l'ho acquistato è perché poi voglio usarlo sotto dei maglioni che sono smanicati, così, oppure con delle maglie a maniche corte, fare quindi questo abbinamento un po' particolare, perché ho delle maglie che sono primaverili a maniche corte, però è un tessuto un pochino pesante, quindi volendo si può anche così indossare in autunno, in inverno, e fare un gioco, insomma un outfit un po' particolare. E prezzo ve l'ho detto, 15 euro, insomma vabbè, ogni tanto ci sta bene, anche perché non sempre si riesce, soprattutto nel periodo invernale, a trovare dei capi al di sotto dei 10 euro, quindi è una cosa che di solito ci riesco durante l'estate, ma d'inverno magari no, vuoi per il tessuto, vuoi insomma la lana, la viscosa, eccetera eccetera, e quindi anche questo insomma è un bel acquistino che sicuramente sfrutterò alla grande. Questo era l'ultimo per quanto riguardava gli abiti, adesso passiamo alle scarpe. Allora, le ultime cose che ho acquistato sono le scarpe, scusate, mi sono distratto un attimo, adesso capirete perché, cioè si può registrare così, vabbè, e niente, e le scarpe. Allora, queste, a me piacciono molto questo tipo di scarpe, anche perché ultimamente, in questi ultimi anni, il mio abbigliamento è stile dog, quindi stile cane, e non porto più tacchi alti. Tutto in relazione il mio vestiario, soprattutto le scarpe, per quando esco con Fly. E questi mi piacevano perché sono marroni, e l'unica cosa negativa è che quando piove praticamente l'acqua è... dicevo, l'unica cosa negativa è che l'acqua purtroppo cade qui, la pioggia, quando piove, perché queste sono più adatte a primavera, estate. E, però ecco, mi piace quel colore, questo colore bronzo che puoi mettere ovunque. Queste le ho prese, non mi ricordo dove, se da Deichmann, non mi ricordo, per 20 euro. Quest'altra invece l'ho presa dai cinesi, vabbè, questa è una cineseria, però mi piacevano, vedete, perché c'ha questa zip qua che è molto carina, e poi niente, mi piace praticamente anche come è fatto questa zeppa para, anche questo, ah no, ecco, qui non filtra l'acqua, sono tutte in similpelle, e quindi niente, poi mi piacevano, ecco, per queste strisce qua giù, e sì, l'ho detto, per queste scritte praticamente qua, e poi sono nere, e niente, quindi si possono mettere così su qualsiasi tipo di pantalone o di jeans. Si è calmato, però guardate che cosa ha fatto, facciamo vedere che cosa hai combinato. Ecco, l'ha rotto come i cuscini della camera da letto. Chi mi segue su Instagram lo sa che cosa combina Fly. Allora, volevo farvela vedere in un'altra postazione, però vabbè, non c'è molta luce, e quindi ci rimettiamo qua. E in ultimo vi faccio vedere un acquisto, non acquisto, cioè voi direte che cos'è. E allora, ce l'avete presente quella categoria di premi che però dovete dare un tot di cifra? Beh, ecco, quindi è successo a noi con i punti della benzina. Praticamente abbiamo preso questa borsa, però Fly, basta! Non lo so, basta Fly. Shh. Silenzio. Con i punti della benzina abbiamo preso questa borsa, però abbiamo dovuto dare 16 euro. Ne valeva la pena o no? Comunque adesso non mi ricordo il marchio di questa borsa, cioè il nome, non mi ricordo, insomma, vabbè, non è un marchio strafamosissimo, però insomma comunque è marchiata. Però l'ho voluta prendere perché mi piaceva il fatto che è in due versioni.
E niente, ecco, vi dicevo, mi piace perché ci sono due versioni della borsa, e la tracollina che puoi mettere quando metti poca roba e l'altra magari quando devi mettere più cose, poi secondo la situazione dove devi andare puoi usare una volta una e poi l'altra. È anche un modo quando si va in vacanza per non portarsi 3.000 borse, che ne so, te ne porti una magari che ci viaggi e poi le altre due nella valigia per cambiare, quindi hai cioè altre due cose insomma senza portarti tante cose ingombranti, ecco, insomma super utilissima. Tutto il mio haul era, vi dicevo, mi piaceva il fatto che è in due colori, si può rigirare quindi sia dalla parte nera che dalla parte rossa. Se la rigirate dalla parte rossa poi ci saranno le tracolle nere. Poi mi piaceva questi due pendoli qua, questi due pendenti. E inoltre la cosa che mi fa impazzire di questo tipo di borse, io ci vado matta, è che dentro ce n'è un'altra, cioè questa qui, c'è anche la tracollina, ve la faccio vedere, eccola qua, c'è anche la tracolla. Come avrete capito ancora le devo indossare tutte e due, solo che la parte piccolina, guardate quanto è interessato alla borsa. La vuoi? La vuoi tu? Ci vuoi uscire? Ci vuoi uscire con la borsetta? Dicevo, tutto il mio haul è qua. Si è capito o non si è capito che era un haul? Certo che era un haul. Tutte le volte che la videocamera si interrompe, state pur sicuri che è o un blog o un haul, perché questa videocamera detesta gli haul. Non so perché. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero che ce ne siano altri in futuro di questi video, magari vi faccio vedere gli ultimi acquistini. Lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video, sfogliate tutte le nostre playlist, iscrivetevi se non siete iscritti, vi mando uno smack e vi aspetto alla prossima.